Dal 29 settembre al 2 ottobre prenderà il via l'ormai consueto Festival della Scienza Cosmos, 4 giorni di divulgazione scientifica promossa e sostenuta dalla città metropolitana di Reggio Calabria, in stretta collaborazione con il Planetarium Pitagoras e con l'indirizzo scientifico di un comitato composto da scienziati e studiosi di fama internazionale. A Palazzo Alvaro sono stati presentati tutti i dettagli dell'edizione 2022, che coinvolgerà non solo Reggio Calabria, ma tante altre realtà del territorio metropolitano, come Locri, Scilla e Natile. Cosmos è nato nel 2018 su input dell'allora sindaco Falcomatà e ad oggi si afferma come il più grande appuntamento di cultura scientifica del Sud, fortemente improntato al coinvolgimento delle nuove generazioni e alla promozione culturale, per le quali la città metropolitana sta investendo sforzi e fondi che quest'anno ammontano a circa 1 milione di euro. A illustrare i dettagli della manifestazione, il sindaco facente funzioni della città metropolitana Carmelo Versace, il consigliere metropolitano delegato alla cultura Filippo Quartuccio, la dirigente del settore 2 della città metropolitana Giuseppina Attanasio, la professoressa Angela Misiano, direttrice del Planetarium Pitagoras e i componenti del comitato scientifico. Sì, un festival internazionale che ritorna in presenza, dove tiene dentro tutte le eccellenze nazionali e internazionali, un momento molto particolare per il nostro territorio metropolitano, quindi non solo per il comune di Reggio Calabria, dove oggi si svolgerà questa presentazione in questa conferenza stampa, ma appunto il premio Cosmos che coinvolge un po' tutto il territorio metropolitano, con il coinvolgimento di comuni importanti come Natile, Locri, Scilla, quindi un premio Cosmos itinerante in tutto il territorio metropolitano. Un evento ovviamente internazionale che pone al centro del Mediterraneo ancora una volta l'attenzione su un tema che ormai è diventato un po' per noi pane quotidiano, e siamo contenti ovviamente di poter ospitare un evento di così importante levatura. Insomma, un coinvolgimento radicale di tutta la città metropolitana di Reggio Calabria, Locri, Scilla, Reggio Calabria, il Palazzo della Cultura, il Castello Aragonese, il Museo Archeologico, partenariati fondamentali con l'Agenzia Spaziale Italiana, con la SAIT, la Società Astronomica, con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Istruzione. Insomma, l'assunto è che la città metropolitana di Reggio Calabria, attraverso il Festival Cosmos, non solo consente a questa città di ospitare numerose persone che vengono da fuori, ma la proietta in un contesto, consentitemi di dire, nazionale e internazionale. È quello per cui stiamo lavorando ormai da un po' di tempo. Ecco, proiettare la nostra città fuori dai confini territoriali per far capire il lavoro che stiamo facendo, ma soprattutto la vision che abbiamo del futuro per questa terra. Ma mentre interessa dare un altro messaggio. Qual è l'importanza per non solo per il territorio di Reggio, ma per l'intera Italia? Che io dico sempre che queste manifestazioni, che apparentemente hanno un valore economico, e quando si dice questo tutti pensano al fatto che vengono i turisti, magari vengono persone, risiedono qua, consumano, eccetera. Questo è uno degli aspetti. Il vero valore economico di manifestazioni di questo genere è nel fatto della diffusione della conoscenza, che la conoscenza è un bene sì immateriale, ma molto molto realistico, perché l'innovazione, la conoscenza sono alla base dello sviluppo economico dell'Italia e soprattutto poi in questo territorio. Quindi io la mia età mi consente di essere molto pragmatica, quindi bellissimo festival dal punto di vista scientifico, ma il suo valore economico per il territorio è veramente enorme. Un'emozione fortissima, perché in parte gratifica il lavoro che in questi anni le istituzioni locali hanno portato avanti, non soltanto da un punto di vista campanilistico, cioè fare le cose che servono e contingenti, ma stiamo facendo io sono emozionata davanti a questo evento, perché in parte gratifica anche il mio lavoro di insegnante, lavoro che ho fatto per 40 anni mettendo davanti a tutta la scuola i ragazzi, i giovani che sono il nostro futuro. Quindi io mi auguro che questo sia soltanto l'inizio di un percorso importante per la nostra città, per la nostra regione, per i nostri ragazzi, e sono emozionata.